Noi abbiamo parlato bene, facilmente, di quello che è per noi una situazione di vita rutinaria lavorativa non è certo una cosa standard per chiunque altro non si occupi, tra l'altro che non si occupi di patologie neuromuscolari. La persona poi va a ricercare delle persone che siano in grado di prendersi cura di lui, delle persone con cui condividere, e qui senza ripetere i discorsi di Bruno, forse un ruolo delle associazioni è anche questo. E deve accettare i cambiamenti. Circa l'accettazione della malattia lascio un grosso punto di domanda che in parte verrà poi valutato e analizzato dalle psicologhe che interverranno dopo di me. Il medico deve comunque affrontare dei problemi. Posso dire prima fra tutte il problema più grosso, se problema è l'impotenza. Tutti quelli che mi conoscono sanno che purtroppo la mia risposta di fronte a cosa posso fare non è mai niente, però è quello che ha detto Michel Igor: posso prendermi cura dei miei muscoli. In questo momento posso fare la fisioterapia, posso fare lo stretching, posso fare l'isocinetica, posso usare degli integratori che magari mi aiutano nel metabolismo muscolare, ma al momento non posso dare una fialetta magica che contenga l'adenovirus con il gene modificato, piuttosto che la reale terapia farmacologica che mi blocchi il decorso della malattia. E questo è difficile anche per noi, insomma, da gestire. Devi trovare il medico, che sa questa cosa, che non lascia il discorso a metà e che è anche capace di ascoltare voi e gli altri colleghi. Quindi, più che un medico, a volte mi sento un pochino come lei, centro di ascolto e dialogo, ascolto e registro e poi posso fare veramente poco. Ad ogni modo, qualcosa si può fare, anche se sembra come raccogliere una goccia d'acqua, che è bella, molto bella quell'immagine, ma poi svanisce tutto. In realtà, prendersi cura di un paziente, lo si può fare anche in maniera un pochino più strutturata. Come vedete, sono stati pubblicati dei lavori che mettono in evidenza come ci sia una sorta di linea guida nella gestione delle distrofie muscolari dei cingoli. Ci sono poi delle differenze, ovviamente, all'interno delle distrofie muscolari che vanno poi a prendere in considerazione un argomento piuttosto che un altro, ma una differenziazione piuttosto che un'altra. Come avete capito, nella calpaina le retrazioni muscolo-tendinee sono molto importanti, il monitoraggio della funzionalità respiratoria sono molto importanti, molto meno importante, non è molto meno importante, ma è meno rilevante monitorare in maniera stressante il cuore, perché il cuore verosimilmente è colpito in maniera molto molto moderata, se non assente, perlomeno da quello che sono i risultati degli studi fino ad ora condotti, delle storie naturali. Ma anche qui le storie naturali non sono raccolte in maniera sistematica, in maniera uniforme. Quindi, attorno al paziente, questa diapositiva fa un po' il verso ad una pubblicata per le linee guida della distrofia muscolare di Duchenne, in cui abbiamo le varie figure che intervengono con il paziente con distrofia dei cingoli, che come vedete non sono poche, nel senso c'è chi fa la diagnosi, chi gestisce il paziente dal punto di vista funzionale, il fisioterapista, il terapista occupazionale, la logoterapista, che si occupa di alimentazione, ma anche di eloquio, la nutrizionista, poi ci sono dei problemi di medicina generale e poi ci sono gli infermieri, infermieri che si incontrano all'interno delle strutture in cui si fanno le valutazioni e quelli che vengono a incontrarsi magari al domicilio in alcune situazioni, in alcuni frangenti particolari. Io toccherò alcuni argomenti random, cioè no random, ma to toccherò alcuni argomenti un po' inusuali, diciamo così, ma che hanno un ruolo importante nel prendersi cura del paziente, nel benessere, e prendersi cura che il paziente può fare anche in maniera relativamente autonoma. Una è la gestione dell'alimentazione, la gestione di una dieta che sia adeguata nelle diverse fasi della malattia, cioè diversa quando si cammina e quando purtroppo non si cammina più. Questo
delle problematiche legate al, problematiche e complicanze neurologiche legate all'evoluzione della malattia, e poi qualcosa di nuovo, che però per ora oserei dire è ancora un po' molto chiacchiera, di alimentazione come possibile terapia, e si usa questa bella parola che si chiama nutraceutica, però. Allora, facile dire, una dieta adeguata nelle diverse fasi della malattia. Molte volte sono usciti lavori in cui si diceva il paziente con distrofia deve assumere più proteine, deve assumere più carboidrati, il paziente con distrofia muscolare ha una ridotta spesa energetica a riposo rispetto ai soggetti sani. Ci sono degli studi contraddittori, alcuni dicono che è vero, una spesa energetica minore, che però tende ad aumentare quando aumentano le difficoltà respiratorie, e quindi è un po' in discussione. Una linea generale è quella però di avere una dieta regolare, con un bilanciato apporto dei diversi nutrienti, e come quelli che vengono, fanno controlli qui da noi o sono bombardati da questa informazione, è quello di assumere un adeguato apporto di carboidrati complessi due o tre volte durante la giornata. Adeguato apporto che sono pochi grammi, questo perché il carboidrato complesso è la sostanza che il muscolo utilizza più facilmente, quindi è quello che riesce a mantenere un miglior metabolismo muscolare veloce, una riserva energetica veloce per il muscolo, e che quindi dà forse minore stanchezza, comunque maggior benessere. Bisogna fare attenzione a diete povere di sostanze, diete vegetariane se non integrate con adeguati, con gli integratori mancanti dalla dieta, possono essere deleterie, molto di più sul paziente con distrofia che su altri. E poi un apporto aggiuntivo di alcune proteine aminoacidi, creatina, taurina, glutammina e l'arginina, sono sicuramente validi. Ci sono dei lavori che sostengono il miglioramento delle prove funzionali motorie dopo assunzione però anche di dosi particolarmente elevate, ad esempio di creatina sono 5 mg, da assumere con cautela. 5 mg al giorno possono essere rischiosi per il metabolismo renale, quindi attenzione, però ci sono lavori discretamente convincenti. Nulla di nuovo, una dieta corretta, 30 minuti di esercizio, nulla di che. Quando non si cammina più, però, e questa è una slide che ho preso dallo studio sulla distrofia di Duchenne, ma in realtà sono cautele che dobbiamo fare, quando non si cammina più, purtroppo dobbiamo considerare che il nostro osso tende a perdere di calcio, e quindi attenzione a un'adeguata integrazione con calcio e con vitamina D, attenzione in generale a un'adeguata integrazione al benessere osseo. Purtroppo voi ben sapete che quando il muscolo diventa debole il rischio di cadute è maggiore, e su un osso osteoporoso o comunque in un'osteopenia particolarmente significativa, il rischio di frattura è estremamente elevato. Quindi adeguata integrazione, fare regolarmente una MOC, fare il dosaggio di calcio, di vitamina D, ed eventualmente intervenire con una dieta adeguata o soprattutto una terapia sostitutiva. Ma cosa succede ancora di più? Questo devo dire nelle distrofie dei cingoli, realmente solo nelle fasi più avanzate della malattia, avanzate intendo in soggetti realmente anziani, così rassicuriamo tutti, perché la muscolatura deglutitoria e masticatoria tende ad indebolirsi. Questo fa sì che ci siano delle difficoltà nella gestione di alcuni alimenti. Questi alimenti sono quelli a elevata consistenza, soprattutto quelli ad esempio la carne un po' sfilacciata o i cibi crudi eccetera, che vengono mal masticati. Una piccola parte di questo materiale può rimanere a livello del cavo orale, può andare nelle vie respiratorie e causare delle polmoniti ab ingestis, che possono essere, diciamo così, un problema nella quotidianità del soggetto. Ma una cosa che invece può capitare nel soggetto con distrofia dei cingoli a causa dell'ipostenia muscolare è quello di iniziare a nutrirsi di meno, siccome fa fatica a recuperare il cibo dal frigorifero, fa fatica a mangiare in una maniera autonoma a tavola, tende a
ridurre l'apporto calorico, l'apporto di nutrienti, e questo è sicuramente un elemento deleterio. Se il tono dell'umore diminuisce, diminuisce anche l'appetito, e quindi rischiamo che si inneschi un circolo vizioso in cui abbiamo una ridotta massa muscolare, una ridotta funzione muscolare che mi fanno diminuire la quantità di cibo che riesco banalmente a portare alla bocca. Ridotte calorie fanno sì che il mio muscolo sia progressivamente più debole, quindi apporto ancora meno cibo, vado in uno stato di malnutrizione e quindi innesco un circolo vizioso che porta ad una più veloce degenerazione muscolare generale. Quindi abbiamo delle cautele da fare, devo fare attenzione a quanto dura il pasto. Se il pasto tende a diventare sempre più lungo, in realtà sto sempre mangiando lo stesso piatto di pasta, delle stesse dimensioni, vuol dire che c'è qualcosa che non va, che forse io sono più attento, faccio più fatica a masticare. Dobbiamo considerare che a volte per i ragazzi magari la famiglia si stressa avere questi pasti che durano un'ora, un'ora e mezza. Devo fare attenzione alle infezioni delle vie respiratorie. E come posso risolvere? Posso risolvere in maniera semplice variando la consistenza del bolo, del nutriente, ammorbidendolo, aumentando magari la frequenza dei pasti, così non sono costretto ad uno stress, ma mangio poco più volte al giorno, e poi magari evito elementi interferenti durante il pasto e ho un'adeguata postura durante lo stesso. Tutto questo deve venire regolarmente detto e monitorato, sono tutte quelle piccole cose che sembrano banali ma che possono realmente cambiare la qualità della vita. Alimentazione come possibile terapia, vi ho già detto, importante la vitamina D e il calcio per l'osteoporosi, un'alimentazione mirata per prevenire l'obesità quando si resta in carrozzina. Purtroppo ci sono dei cambiamenti di consumo energetico che già, qualora già partisse basso, tende a ridursi, e quindi l'aumento di peso può essere una delle conseguenze di questo nostro cambiamento clinico, quindi attenzione, perché poi ci sono delle variazioni sul metabolismo. In alcune forme particolari, poi, che non riguardano al momento studi finora fatti sulle distrofie dei cingoli, però alcune anomalie biochimiche possono essere corrette con l'alimentazione. Ci sono poi dei report, questo è sulla distrofia di Duchenne, simpatici direi, in cui l'effetto antiossidante del tè verde, della leucina, hanno un effetto benefico a livello funzionale muscolare. Gli antiossidanti però possono avere un ruolo importante in quello che viene chiamata, adesso è un po' di moda dirlo, se avete visto, avevo messo il logo dell'Expo non solo perché siamo qui, è stata la nostra regione, ma perché se ne era parlato poi anche all'Expo in occasione di una presentazione, del ruolo della nutraceutica nella cura delle malattie rare. Allora, la nutraceutica, non so se definirla una scienza, è, diciamo così, uno studio dell'alimentazione e dei cibi che possono avere un ruolo funzionale a livello di capacità di accendere o spegnere dei geni, essere modulatori di alcuni geni. Si tratta di ipotesi remote, di valutazioni per ora un pochino molto poco circostanziate da studi scientifici, anche se qualcosa si sta muovendo, alcuni dei nostri colleghi si stanno muovendo nell'ambito della distrofia di Duchenne. Una cosa importante da fare quando si prende carico un paziente è quella di dare delle raccomandazioni per una vita più tranquilla possibile. Sono uscite 2 o 3 anni fa delle linee guida coordinate dal dottor Moggio, che era qui prima, sulle vaccinazioni. E come vedete, le distrofie dei cingoli non sono esenti dall'indicazione clinica a fare le regolari vaccinazioni anti-influenzali ed antipneumococcica, la distrofia da deficit caspasina e anche quella da deficit di disferina. Ovviamente in alcune situazioni bisogna considerare lo stato della capacità vitale, la capacità respiratoria. Ancora un'altra cosa importante da dare al paziente sono le indicazioni, anche qui sono uscite delle linee guida sull'anestesia. Molte volte il paziente, per una banale tonsillectomia, si trova di fronte l'anestesista che rifiuta di toccarlo.
Mi capita a tutt'ora che venga detto perché l'anestesia è estremamente pericolosa. Certo, abbiamo dei rischi di rabdomiolisi, di sviluppo di ipertermia maligna, ma solo ed esclusivamente se usiamo determinate sostanze. Quindi attenzione, possono venire date le linee guida, possono venire date banalmente queste indicazioni su cosa usare e su cosa non usare, e a quel punto si affronta ogni tipo di intervento chirurgico previa valutazione con i colleghi delle altre condizioni cliniche senza particolari problematiche. Queste linee guida, per qualcuno dei pazienti che non le abbiamo già date, sono messe a disposizione in sede di banchetto di iscrizione. E poi affronto una cosa che mi è sembrata carina, l'ho affrontata qualche volta con alcuni miei pazienti. In generale si gestiscono un po' meglio le distrofie muscolari, la qualità della vita è migliorata, e quindi cosa succede? Che nelle donne, ovviamente, nasce il desiderio di gravidanza. A volte le gravidanze avvengono prima di sapere di avere la malattia muscolare. Voi sapete, nel distrofio dei cingoli l'esordio può essere variabile in epoche diverse, però in alcuni casi magari una donna in età fertile è già clinicamente piuttosto compromessa. Purtroppo c'è spesso una certa ignoranza su cosa fare, quali possono essere le complicanze. Quindi bisogna rendere consapevoli i pazienti, che forse già lo sono di più, magari i colleghi ginecologi, di quelli che possono essere i rischi, confrontarsi e valutare insieme il da farsi. Prima di tutto, ovviamente, una diagnosi definita, genetica definita, un counseling genetico, e poi un lavoro di network tra paziente, ginecologo e genetista medico. Un'analisi all'interno della famiglia di quello che potrebbe essere importante poi in un futuro nella gestione del paziente, ma del neonato, eccetera, ma in genere questo vedo che viene fatto brillantemente. È opportuno però sapere cosa succede, nel senso, in linea generale un paziente con una distrofia muscolare dei cingoli, anche se non in maniera importante, se cammina meno, se in carrozzina un po' di più, ha un'ipostenia della muscolatura addominale, del cingolo pelvico e scapolare e della regione lombare. La gravidanza ovviamente aumenta il carico, quindi potrebbe generare più dolori brachidei, lombari, delle compressioni radicolari o addirittura, per il peso, indurre la perdita del cammino. Purtroppo la forza anche dopo il parto non viene sempre recuperata. A causa dell'ipostenia muscolare della muscolatura, il neonato può posizionarsi in maniera anomala, c'è il rischio di parto pretermine e durante il parto, se viene scelto il parto naturale, che è sconsigliatissimo, possono esserci delle difficoltà di espulsione, delle doglie prolungate, uno stress fetale e materno che ovviamente possono determinare nel bambino poi delle conseguenze ovviamente diverse dalla malattia muscolare, ma delle conseguenze anche importanti. Nel postpartum ci possono essere anche delle difficoltà nel secondamento, quindi nell'espulsione della placenta e anche delle emorragie. È consigliato il parto cesareo, sicuramente con attenzione alle complicanze anestesiologiche. In gravidanza il carico cardiaco aumenta e questo deve essere considerato nelle distrofie muscolari. Non è un problema particolare nel deficit di calpaina, in cui il cuore funziona molto bene, può essere in altre patologie. E poi possono esserci dei disturbi respiratori. In gravidanza c'è un aumento fisiologico del volume corrente e del consumo di ossigeno. Attenzione particolare quando alla spirometria la capacità vitale forzata in valore assoluto è al di sotto di un litro. Anche se il paziente in carrozzina non è ventilato in quel momento, cosa che teoricamente poi ci spiegheranno i colleghi sarebbe bene che fosse, lo deve essere per affrontare la gravidanza. E poi quelli che sono i problemi di tutte le gravidanze, come il reflusso gastroesofageo, eccetera, possono sicuramente essere molto più marcati in una paziente con distrofia muscolare dei cingoli. Per cui cautela,
Quello che vi ho detto sono solo delle piccole indicazioni nella gestione di un quotidiano, nella gestione di eventi magari anche importanti in una famiglia, che però forse sono molto importanti. E qui concludo con una frase, vabbè, che è di Patch Adams, un personaggio di un film, che però è molto carina secondo me, quando curi una malattia puoi vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una persona, vinci sempre. E qui ringrazio tutti quelli che lavorano con noi e quelli che hanno lavorato. Ci tenevo anche, già che è qui Rosanna, che era la mia vecchia caposala, ringraziamo anche lei e tutti quelli che sono stati qui in passato e quelli con cui lavoro di più, diciamo così, al Policlinico di Milano. Grazie.